È giunta la seconda edizione la settimana della comunicazione di Milano, largo alle innovazioni dei linguaggi comunicativi negli oltre 90 eventi ed iniziative gratuite, organizzate secondo quattro diversi percorsi tematici nei luoghi simbolo della cultura e della tendenza milanese. Per il filone esperienza, una serata all'insegna dell'internazionalità all'Accademia di Brera. Nel luogo in cui si forgiano i talenti e si celebrano le eccellenze, ha spento la sua prima candelina all'edizione italiana della rivista Wear. Wear è un mensile che nel mondo esiste da ben 75 anni, in 100 città del mondo e addirittura 90 milioni di copie all'anno. E a Milano siamo arrivati in ottobre del 2010. Wear è il mensile per i visitatori internazionali di Milano, quindi noi in attesa dell'Expo che sarà, come tutti sanno, fra 3 anni, abbiamo iniziato le pubblicazioni di un qualche cosa che serve ogni mese a dare ai visitatori internazionali di Milano la guida al tempo libero nella loro lingua. Una guida che ha voluto celebrare il suo primo anno in modo interattivo con il concorso Wear Concierge Award. Tramite internet i lettori della rivista hanno scelto il miglior concierge tra gli alberghi lusso del capoluogo lombardo. Ad aggiudicarsi loro Riccardo Arnaldi. Ecco il suo segreto. Fantasia. Fantasia perché non mi arrendo, anche alle domande o alle richieste più impossibili, prima di dire un no, uso un attimino le mie connection oppure la fantasia di poter attivarmi e trovare una certa soluzione al problema. Esperienze a confronto per continuare la serata. È stato infatti svelato in anteprima Innamorati di Milano di Laura Admejeva Rumenova. Le vicende di cinque giovani artisti in Erasmus nel capoluogo meneghino, raccontate in un dinamico docufilm interamente made in Brera. Il film è nato 2 anni fa, proprio qua a Brera. Ed è nato dall'ambiente artistico e di tutti gli studenti che venivano qua per fare una nuova vita, però non sapevano né parlare italiano, né conoscevano le città, né niente. Poi alcuni di loro sono rimasti e insomma l'ispirazione è questa, una nuova vita in una città sconosciuta e scoprire te stesso.